Allo stadio Mazza è andata in scena una partita di quelle esagerate. Ciao, sono appena uscito da casa, stavo a guardare la partita. Bella a tutti da me. Siamo tornati con questo. Perché qua vicino abbiamo un cinghiale in procinto di mangiare un panino e siccome ha paura di far sentire i suoi rumori molesti, allora sta evitando. Siamo tornati con questa. Siamo molto di fretta, devo andare a casa di mia sorella. Siamo tornati con questo nuovo video appunto perché, ragazzi, Spal e Cagliari è stata una partita dalle mille emozioni. Spal che passa in doppio vantaggio, doppio assist de Lazzari, un giocatore di quelli esagerati. Lo voglio in nazionale, non mi sembra che lo abbia convocato attualmente Mancini nelle ultime convocazioni. Farò anche il video domani, dopodomani, non so quando. E segna prima Petagna. Il secondo gol l'ha fatto Antenucci, che c'ho contro il fantacalcio, però poi ne parliamo. Accorcia le distanze Pavoletti, che svetta di testa come al solito, le prende tutte lui. Credo che sia il migliore in Europa in fase realizzativa di testa. Momenti butto perché mancano 3 minuti. E poi arriva abbastanza inaspettatamente il gol del 2-2 firmato Ionita su assist di Rincon. Rincon gioca al Torino, stavo scherzando. È stata comunque una bella partita. Io pensavo che il Cagliari non sarebbe riuscito a recuperarla, perché io Pavoletti ce l'ho al fantacalcio e l'ho schierato anche titolare. C'è gente che passa nel frattempo, fate caso, poi entrano in video su YouTube e non sanno. Vabbè, non pensavo sinceramente che Pavoletti l'avrebbe buttata dentro, invece l'ha buttata dentro. E secondo me alla fine dei fatti il pareggio è giusto, perché sulle disattenzioni, le uniche due disattenzioni della Spal, il Cagliari ne ha approfittato e appunto ha buttato due palle in rete. Al Mazza, che vi aspettate? Che possono buttare in rete? Le palle? Ecco, giusto? Giustissimo. Detto questo, mi fate sapere che ne pensate nei commenti. Spal a 13 e Cagliari a 14. Se la lottano per una salvezza abbastanza tranquilla, perché mi pare che sta a 6 punti il terzultimo posto, quindi insomma c'hanno qualche punto di vantaggio, ma è ovvio che da sti scontri diretti le squadre hanno tutto l'interesse a cercare di vincere, perché se tirano sopra. Però un pareggio per uno fa male a nessuno, anche se la Spal, a mio parere, sul 2-0 qualcosa da recriminare sicuramente ce l'ha. E come mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Sto andando a raggiungere a casa di mia sorella il buon Fabio, mentre la signorina sgrotta come un maiale in calore, e ci vediamo la partita del Napoli. Volevamo vederci anche il super classico, ma ho sentito per radio che è stato praticamente rimandato a domani alle 20, perché ci sono stati temporali, nubifragi. Me lo volevo vedere, però va bene così. A più tardi con un nuovo video. Vittoria meritata. È un pareggio, ciao.